Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG, poste in sofferenza sul nostro territorio, mancano i postini e il personale di sportello, la denuncia di CGIL, così il servizio è scadente. Sentiamo Alessandra Grati. La carenza di postini e di addetti agli uffici postali penalizza la qualità del servizio. In tutta la provincia di Prato mancano 21 portalettere e almeno 10 sportellisti. Così SLC CGIL chiede un tavolo di confronto con l'azienda, anche attraverso Matteo Biffoni, in veste di presidente ANCI Toscana. Negli ultimi 10 anni c'è stata una diminuzione di personale di 147 unità sulla provincia di Prato. Abbiamo avuto 28 portalettere in meno negli ultimi 2 anni e una carenza stimata agli sportelli, quindi al front-end per la cittadinanza, quindi degli uffici postali, di almeno 10-15 unità. E come portalettere abbiamo una carenza di almeno 21 portalettere. Nel frattempo però è aumentato il ricorso ai contratti a termine, raggiungendo quota 40%, il dato più alto di tutta la Toscana. Gli uffici postali pratesi sono 33. Macchinari obsoleti, una linea che spesso si interrompe, per esempio il sabato mattina abbiamo un sacco di problemi con la linea, operazioni che durano un'ora. Le maggiori fragilità però si verificano per il servizio di recapito delle lettere, tanto che è stato indetto uno stato di conflittualità con Poste Italiane per cui il personale non fa più straordinario e ogni lavoratore ha in carico una sola zona. Un portalettere a tempo indeterminato offre un servizio di una migliore qualità perché conosce il territorio, conosce la clientela. Il primo obiettivo del sindacato è di ottenere nuove assunzioni, ma anche di iniziare a pianificare il futuro. Oggi nuova udienza del processo sui permessi facili, centinaia le assunzioni fittizie in 2 aziende fantasma. Ci spiega tutto Nadia Tarantino. 339 dipendenti assunti nell'arco di 3 anni da 2 confezioni cinesi inesistenti, aziende solo sulla carta, mai entrate in attività ma funzionali, secondo il convincimento dei pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, a fare in modo che anche i cinesi privi dei requisiti potessero chiedere e ottenere dalla questura il permesso di soggiorno. È uno dei passaggi della lunga testimonianza di oggi di uno degli investigatori che hanno lavorato all'inchiesta Easy Permit, che ad ottobre dello scorso anno si è tradotto in 7 arresti e 210 iscrizioni sul registro delle notizie di reato. Per una parte degli arrestati, oggi liberi, i coniugi e consulenti del lavoro Alessandro Frati e Alessandra Belliti, il ragioniere Giuseppe Cannatà e l'imprenditore Wu Chao, è in corso il processo con rito immediato, uno stralcio rispetto all'inchiesta madre. Presenti in aula i 3 professionisti che hanno seguito la ricostruzione fatta dalla Guardia di Finanza dei loro rapporti con le sorelle cinesi del centro elaborazione dati LX, anche loro arrestate. Rapporti che, seguendo la tesi dell'accusa, sarebbero consistiti in un continuo trasferimento di clienti cinesi agli studi italiani per la consulenza del lavoro e per quella contabile. Intanto, nell'udienza di oggi, la testimonianza dell'investigatore ha ricomposto le decine di pratiche per il permesso di soggiorno andate a buon fine, intestate a cittadini che, privi di requisiti, si sarebbero serviti di documenti non veritieri che l'accusa riconduce, stando a timbri, codici e sigle agli studi dei professionisti italiani. 4 le aziende che sarebbero state costituite nel periodo in cui l'indagine era in corso e le intercettazioni telefoniche accese. Di 2 in particolare è stato fatto il punto in aula. Insieme avrebbero contato 339 assunzioni tra il 2016 e il 2018, ma nella realtà non sarebbero mai esistite. Dell'esercito di assunti avrebbero fatto parte anche i coniugi condannati in qualità di titolari per l'incendio della ditta impiantata in un appartamento alla Tignamica che ad agosto 2017 costò la vita a 2 cinesi. L'udienza è stata aggiornata a maggio. È una vera e propria baby gang quella che da qualche mese opera all'Omnia Center, disturbando, intimidendo e in qualche caso anche aggredendo gli avventori. I carabinieri di Prato sono riusciti a individuarne il gruppo dopo un'attenta attività d'indagine partita dalle segnalazioni della multisala e delle famiglie che la frequentano. Si tratta di una decina di ragazzi tra i 14 e i 16 anni della zona, per lo più italiani. Sabato sera 3 di loro sono stati identificati dai carabinieri di Iolo dopo aver
commesso atti intimidatori e una violenza fisica nei confronti di due giovani donne cinesi, una delle quali perfino malmenata. Sono quindi stati segnalati alla Procura per i minorenni di Firenze. I carabinieri hanno arrestato un 27enne pratese per maltrattamenti nei confronti della madre 46enne. Un mese fa il giovane era stato allontanato dall'abitazione a seguito della denuncia della donna, esasperata dai comportamenti del figlio quando è ubriaco. Qualche giorno fa l'uomo, violando la misura cautelare, è tornato a casa come una furia. Stavolta fortunatamente non ha toccato la madre, ma ha messo a soqquadro l'abitazione. Il Tribunale di Prato, accogliendo l'ennesima segnalazione dei carabinieri, ha disposto l'arresto. Nonostante il doppio sgombero effettuato a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altro, l'area della Croce Rossa Santa Cristina continua a essere frequentata da sbandati e delinquenti. Lo conferma l'arresto effettuato sabato mattina dai poliziotti di una volante che hanno bloccato in via del Poggio Secco, proprio in prossimità dell'immobile sgomberato, uno spacciatore. L'uomo, un 31enne originario della Nigeria, nascondeva in bocca 13 ovuli per un totale di 27 grammi di eroina. E ora passiamo al Covid, ma in particolare alle strutture che ospitano i pazienti Covid, perché quella allestita all'ex CREAF è in via di dismissione, perché l'edificio deve essere adattato per trasformarsi in un ospedale di comunità e dovranno essere investiti altri 2,5 milioni di euro coperti da fondi PNRR. Sentiamo. Si avvia verso il tramonto il reparto di degenza Covid allestito nell'ex CREAF, nella palazzina che corre lungo via Dossetti, ribattezzata dalla Regione e dall'Asta Toscana Centro Pegaso 1. A breve chiuderà i battenti per riaprirli in futuro sotto forma di ospedale di comunità, ossia cure intermedie a bassa intensità. Una conversione che sarà finanziata dal PNRR. La cifra indicativa, ma dovrà essere precisata in sede di progetto, è di 2,5 milioni di euro. L'edificio infatti è nato con destinazione industriale nell'autunno del 2020 insieme a Pegaso 2, attualmente usato per le vaccinazioni lato via Galcianese, è stato oggetto di un intervento lampo di ristrutturazione per adattarlo alle stringenti esigenze di ricovero dettate dall'emergenza pandemica. Un lavoro costato quasi 3 milioni di euro di fondi Covid, ma non sufficiente a dare all'edificio le carte in regola per poter essere considerato una struttura sanitaria a tutti gli effetti fuori dall'emergenza. È quindi necessario spendere ancora per adattare le caratteristiche alle normative vigenti sull'accreditamento, a cominciare dal consolidamento sismico e dalla climatizzazione interna, fino ad arrivare a un diverso rapporto spazio-letto e al numero dei bagni. Non appena il numero di ricoveri Covid lo renderà possibile, ad oggi sono occupati circa 20 letti, l'edificio sarà liberato e tornerà nelle mani dei tecnici dell'ASL per la progettazione degli interventi. Per le strutture sanitarie realizzate durante la pandemia in deroga ai criteri standard, come appunto il Pegaso 1, il Ministero ha concesso una proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, ma l'Asta Toscana Centro è orientata a chiudere tutto per maggio. D'altronde l'apporto dato per sgonfiare il Santo Stefano e gli altri ospedali dell'ASL e toscani non è stato quello annunciato e sperato, anche a causa della scarsità di personale. Diverso il destino del Pegaso 2, l'edificio con accesso da via Galcianese. Per il momento resterà centro vaccinale, poi dovrebbe tornare in mano a Sviluppo Toscana, la società della regione che ha acquistato l'enorme immobile industriale dal passato difficile per rilanciarlo in ottica di ricerca e sviluppo per le imprese. Diamo un'occhiata al bollettino odierno. È un'anziana donna di 93 anni che era ricoverata al Santo Stefano ed era residente a Vaiano, l'ultima vittima pratese del Covid nel fine settimana, secondo quanto comunicato dalla regione. Con lei salgono quindi a 808 i decessi avvenuti in provincia da inizio pandemia. Come avviene ogni lunedì, quando i dati dei tamponi sono quelli della domenica, cala nettamente il numero di nuovi contagiati. Sono stati 77 in provincia di Prato e complessivamente 1606 in tutta la regione, con meno di 10.000 test processati. I ricoverati negli ospedali toscani sono 840, 14 in più rispetto a ieri, di cui 41 in terapia intensiva. Seppur per sole 24 ore l'accesso all'ospedale Santo Stefano è tornato al periodo pre-Covid, quando si poteva entrare senza alcun controllo in entrata. Oggi non era presente nessun addetto alla verifica dei green pass e della temperatura all'ingresso principale del nosocomio. Chiunque quindi poteva entrare senza filtro. Secondo quanto accertato con i vertici dell'ASL Toscana Centro, questa giornata di passo libero è frutto di un disguido con la società di vigilanza per la riorganizzazione del servizio in questa nuova fase post emergenza. Da domani quindi sarà ripristinato il servizio di controllo all'ingresso del Santo Stefano.
Lasciamo il Covid, cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura, il teatro Metastasio contro la violenza di genere porta in scena uno spettacolo molto particolare insieme a Contemporanea Festival, si chiama Io non muoio più e appunto è una la performance protagonista riguarda la violenza domestica. Sentiamo. Il teatro Metastasio e la rassegna Contemporanea Festival mostrano al grande pubblico ciò che troppo spesso avviene dentro le mura domestiche e che per questo possiamo solo immaginare, la violenza sulle donne. La performance, prevista a settembre in una piazza del centro, si intitola Io non muoio più ed è frutto di un'idea del regista e drammaturgo argentino Fernando Rubio, già protagonista di Contemporanea Festival nel 2016. Lo strumento culturale è uno strumento per poter emergere, per poter continuare a fare un pezzo di vita, tra virgolette, normale. È stata presentata nel Salone Consiliare del Comune alla presenza dei partner del progetto, in primis il Centro Antiviolenza Lanara, poi CGL, Circoli Arci, il Centro Salute Donna e la Biblioteca Lazzarini. È nelle sedi di questi enti che saranno installate 12 cassette dove chi lo desidera in forma totalmente anonima potrà lasciare la propria storia di vittima di violenza. Tali testimonianze saranno la base della performance pubblica di settembre. Gli attori interpreteranno vittime e carnefici in quei terribili attimi di violenza all'interno di una struttura cubica trasparente. Sull'unica parete opaca saranno proiettati quei racconti. Scene che dureranno 45 minuti e saranno ripetute nel corso delle giornate del festival, in programma dal 16 al 25 settembre. Quella stanza trasparente farà quindi da cassa di risonanza a una denuncia senza sconti, partendo dal vissuto dei singoli. Un percorso che ha una dimensione che riguarda tutto il mondo, ma che ha una forte aderenza con questo territorio, attraverso quello che stiamo presentando stamattina, che è la raccolta delle testimonianze e delle vicende delle violenze nei confronti delle donne. È tutto, vi lascio ai programmi di Toscana TV, grazie per averci seguito, buona serata.